Abbiamo con noi la professoressa Carla Ferreri, premio Scienze Alimenti del 2022. Dottoressa, lei è la massima esperta italiana della lipidomica. Ci vuole spiegare in termini semplici di cosa tratta questa disciplina? Ma molto semplice, perché lipidomica significa la scienza dei grassi in movimento. Noi tutti quanti non vogliamo grassi che si accumulano, no? Li vogliamo in movimento, ma proprio per vederli in movimento li dobbiamo conoscere. Dobbiamo sapere che alcuni di loro li dobbiamo per forza mangiare, e quindi non possiamo fare a meno di avere un'alimentazione equilibrata per non accumulare grassi. I grassi spesso sono bistrattati, sono accompagnati da una nomea non proprio positiva. Sono nemici o possiamo anche considerarli alleati? La scienza dà un'unica risposta: non classificateli buoni o cattivi, classificateli essenziali, cioè classificateli come elementi che noi dobbiamo avere tutti i giorni nella nostra alimentazione, e soprattutto dobbiamo capire quali ci servono. Proprio in momenti come questi, dove c'è una ristrettezza economica, dove ci sono tanti problemi di salute e di economia, l'importante è sapere che i grassi ci possono aiutare, e soprattutto sapere quali di questi grassi possono veramente essere utili a essere comprati e usati tutti i giorni. Alla luce soprattutto del periodo critico, anche economico, di cui ha accennato lei stessa, come possiamo fare a saperli scegliere, a inserirli correttamente nella nostra alimentazione e magari anche tenerci alla larga da cibi spazzatura o che magari costano poco e quindi che invogliano all'acquisto? Beh, anche il fatto dei cibi spazzatura, io veramente ho visto negli ultimi 10 anni fiorire tantissime iniziative, anche proprio dal basso, cioè da quelli che fanno gli alimenti, tendendo a migliorare proprio il contenuto degli alimenti. Beh, per avere un aiuto, noi al CNR abbiamo costituito proprio un'accademia che si chiama Dei Meccanismi Molecolari, una terza missione del CNR per la formazione di tutte quelle specializzazioni, di tutte quelle figure che guardano alla salute pubblica, quindi medici, farmacisti, biologi, che vengono nella nostra accademia per imparare appunto le particolarità dei grassi, della lipidomica, ma anche diciamo cercare di applicarla poi nella vita di tutti i giorni con tutte le persone di cui curano la salute. Quindi l'unico modo è diffondere la cultura, è l'unico. Quali sono le conseguenze potenzialmente negative per il nostro organismo di bandire del tutto i grassi dalla nostra alimentazione? Ma già lo vediamo, perché l'infiammazione è una delle maggiori cause, diciamo, di uno squilibrio di tipo dei grassi. E anche quando iniziamo a mettere sulla pancetta, vuol dire che quei grassi le nostre cellule non li vogliono utilizzare e li buttano nella parte adiposa per tenerle lì, quando noi decidiamo di cambiare la nostra vita sui grassi, e quindi quei grassi iniziano a rimuoversi. Quindi ecco i grassi in movimento. I grassi in movimento sono i grassi equilibrati, consigliate attraverso figure che stanno sempre emergendo di più nella salute, figure che conoscono olisticamente la salute e ci trattano con tutte le molecole di cui noi abbiamo bisogno. Questo è importante, perché il primo segno è l'infiammazione e l'accumulo dei grassi. Per l'innovativa ricerca in campo nutrizionale, abbinata ad una comunicativa attività editoriale e divulgativa che evidenzia gli aspetti poco noti di una dieta sana ed equilibrata. Congratulazioni. E invito per la premiazione Giovanni Di Cesare, presidente del Centro Medi. Well.